Buongiorno e benvenuti. Il rapporto, il legame che esiste fra la città di Reggio Calabria e la comunità ebraica è un legame secolare, è un legame storico, è un legame forte che si è ancora più intensificato in questi anni di attività. Ed è soprattutto la fotografia, la dimostrazione di quanto la città di Reggio Calabria sia una città inclusiva, sia una città accogliente, sia una città che fa della differenza culturale, della differenza fra religioni, una fonte di ricchezza. Ci troviamo al Castello Aragonese, uno dei beni culturali preziosi della nostra città, un attrattore culturale fondamentale per lo sviluppo culturale della nostra città, secondo solo al Museo Archeologico della Magna Grecia. È un luogo simbolo per la nostra città che ha ospitato proprio nel mese di febbraio una mostra sul commentario al Pentateuco di Rashi. È una mostra che ha avuto un significato non solo culturale ma anche simbolico, un alto valore che abbiamo voluto dare alle radici della nostra città e celebrando quella che è il simposio e l'unione di due comunità che non si sono mai lasciate ma che si sono sempre rincontrate e hanno trovato punti in comune proprio da questa iniziativa. E la Biblioteca Comunale Pietro de Nava custodisce una copia anastatica del Pentateuco che è originale, la copia originale che è custodita alla Biblioteca Palatina di Parma. È un testo prezioso che custodiamo veramente gelosamente, ma che abbiamo voluto esporre a tutti, proprio per dimostrare quanto Reggio nella sua storia abbia inciso sul percorso, sullo sviluppo culturale non solo della Calabria ma dell'intera nazione e anche soprattutto della comunità ebraica. Il commentario al Pentateuco di Rashi è stato stampato a Reggio Calabria nel 1475. È proprio con l'iniziativa tenuta in collaborazione alla comunità ebraica rappresentanza calabrese con il dottore Rocco Pugliese, ovviamente in prima fila a sostenere questa iniziativa, abbiamo voluto dare un inizio a quella che è una collaborazione che è stata sempre nel cuore ma che adesso inizia ad avere un carattere razionale. E abbiamo condiviso l'importanza di recuperare quelle che sono le radici di due comunità che condividono tanto e che possono guardare al futuro con un'ottica di collaborazione, di recupero e soprattutto di sviluppo culturale e sociale della nostra comunità. E anzitutto la istituzione di una mostra permanente di questo commentario, in modo che tutti visivamente possano apprezzare il significato di quest'opera e insomma andare a recuperare quella che è la storia della nostra città, non solo all'interno del Castello Aragonese ma di tutte le testimonianze culturali che abbiamo in città proprio della presenza ebraica a Reggio Calabria. Il secondo passaggio che abbiamo fatto è quello di creare una rete con tutte quelle che erano le relazioni delle comunità ebraiche non solo in Calabria ma anche oltreoceano, alla presenza della dottoressa Pencassi, responsabile della biblioteca di New York. Abbiamo insomma cercato di tessere quelle che potevano essere le basi per una collaborazione ferma, per una collaborazione continuativa, per una collaborazione programmatica. La giunta municipale dell'amministrazione Falcomatà proprio il mese scorso ha sancito questa collaborazione attraverso l'istituzione di un comitato operativo che possa gettare le basi per una collaborazione culturale per la programmazione di attività e di iniziative che vogliano insomma attestare l'importanza e la presenza di valorizzare la presenza ebraica in città, nella città metropolitana di Reggio Calabria, nella regione Calabria e parlare anche all'Italia. Sono dei passaggi delicati, molto importanti, che incidono nel cuore, nella sensibilità di una comunità che è sempre stata vicina alla nostra città e che merita oggi un'attenzione particolare. Un rapporto che oggi rinsaldiamo ma che affonda le sue radici in episodi storici scritti nei libri di storia. Ricordiamo l'espulsione degli ebrei dal Regno di Sicilia, accolti dal re Ferrante proprio a Reggio Calabria, che ancora una volta è già
allora ha dimostrato la solidarietà di un popolo che accoglie, che ospita e sfama. Proprio il re Ferrante in quell'occasione aveva lassato, tra virgolette, i suoi sudditi proprio per dare un aiuto, per dimostrare la solidarietà di un popolo che accoglie chi è in difficoltà. Questo è uno degli episodi che sancisce e mette un sigillo su quella che è la condivisione e la solidarietà tra un popolo e ancora di più tra la città di Reggio Calabria e la comunità ebraica. Sono l'avvocato Antonino Bizintino, questo è il castello di Reggio Calabria e questa è la canucchia con la quale noi festeggiamo la festa appunto delle luci qui a Reggio Calabria. Vi parlo di un argomento importante per tutti noi e soprattutto per Reggio Calabria. Vi parlo di calabresi che nel 1511 sono stati purtroppo deportati via da questa città. Calabresi di stirpe ebraica, di cultura ebraica e di religione ebraica. Perché di calabresi dobbiamo parlare. La storia archeologica, la scienza ci dice che hanno vissuto per 1500 anni, ma se dobbiamo dare retta a Flavio Giuseppe, probabilmente per molto più tempo. Per cui questi uomini che hanno vissuto per probabilmente più di 2000 anni in questa terra non possono che essere calabresi, certo di stirpe, di cultura e di tradizione ebraica. Quando se ne sono andati è stato offerto un durissimo colpo nei confronti di questa città, una città che già non era più al centro del mondo perché il Mediterraneo non era più il centro del mondo, perché allora era diventato l'Oceano Atlantico, ed ora veniva portata via una classe imprenditoriale fenomenale, ma soprattutto una classe culturale fenomenale. La città perdeva la cultura ebraica e perdeva la possibilità di creare confronto tra la cultura ebraica e la cultura cristiana, per cui si perdeva la possibilità di una dialettica, di una umiltà nella dialettica che porta sempre ad un progresso e dell'abitudine di vivere da fratelli nella diversità, perché a Reggio Calabria per migliaia di anni si è vissuti tra cristiani ed ebrei, o anche prima tra ebrei e pagani, si è vissuti sempre nel dialogo e nella pace. E questo qua era un grande esempio. Purtroppo gli ebrei che sono andati via hanno fatto sì che questa città si sia impoverita soprattutto culturalmente. Una città che era esempio di tolleranza e che purtroppo non lo è stato più dopo questa partenza. Shalom. Tonino Nocera. Ci troviamo al castello aragonese di Reggio di Calabria, Rochelle Calabria, antico nome ebraico della città. Davanti a me la canucchia, dono del referente per la comunità ebraica di Napoli, per la Calabria, Rocco Pugliese, un dono alla nostra città. Alla mia destra un torchio a stampa. Perché? Perché nel 1475 qui Avram Garton stampò il commentario al Pentateuco di Rashi. Rashi che per Elie Wiesel rende tutto più chiaro, tutto illumina. Di là a qualche anno dopo, nel 1511, il 25 luglio del 1511, sarebbe calato il sipario sugli ebrei della città di Reggio di Calabria. L'editto di espulsione li avrebbe sparsi per il mondo, in particolar modo per il Levante, per l'America Latina. Tracce di ebrei spagnoli si trovano in Messico, nel sud-ovest degli Stati Uniti, spezzando quel legame profondo fra ebrei e città di Reggio di Calabria ed escludendo dai grandi flussi commerciali, culturali che di lì a poco che si sarebbero creati nel Mediterraneo la nostra città. E da lì si diressero prima verso la città di Messina, di Rimpettaia, per poi imbarcarsi per Napoli, e per Roma e per Livorno. Ma quel legame storico si è ricreato, questa annucchia, che è un dono alla città di Reggio, ha recuperato quei rapporti. Sta ritornando alla memoria un interesse da parte dei reggini verso la nostra storia, con un'attenzione costante e continua da parte delle istituzioni. Quindi un futuro che fa ben sperare per l'ebraismo in generale e per l'ebraismo meridionale in particolare. Benvenuti a Reggio Calabria, qui siamo dove un tempo sorgeva l'antica Giudecca, nella parte nord ovest della città, al di fuori delle mura. Appunto in questo luogo abbiamo un'iscrizione che ricorda la presenza ebraica che cessò di esistere dal 1511, quando vi fu la cacciata dagli ebrei e quindi l'abbandono della Giudecca e della città.
Siamo qui per ammirare lo stretto di Messina, nel cuore al centro del Mediterraneo, in molte rotte che erano già state marcate nel passato. Molti ebrei nel periodo della diaspora dalla vicina Sicilia varcarono queste acque verso Reggio Calabria e qui si stanziarono 1400 famiglie per cercare protezione e per instaurare una vita nuova. Diciamo che le stesse famiglie erano aiutate non solo dai reggini ma anche dalle famiglie ebraiche più abbienti che gli potevano dare un forte aiuto e che si andarono a stanziare dove oggi c'è il ricordo della Giudecca. Buongiorno, siamo a Reggio Calabria, di fianco al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, nel quale è custodita un'importantissima testimonianza per la cultura ebraica reggina dell'antichità, ovvero un'epigrafe che riporta molto chiaramente una scritta parziale in caratteri greci, che riporta appunto la testimonianza di una giudecca, la presenza di una giudecca appunto a Reggio Calabria. Purtroppo non sappiamo molto del contesto archeologico di questa epigrafe perché venne rinvenuta dopo il terremoto del 1908 a seguito dei lavori appunto che interessarono la città per la sistemazione delle case a seguito del sisma. Sappiamo però che probabilmente veniva dalla zona che anche oggi riporta il nome Via Giudecca, nel centro storico di Reggio Calabria, e che quindi anche il nome di questa via ricorda che in questa zona probabilmente in antichità esisteva appunto una giudecca, un luogo di culto ebraico, e che questa epigrafe appunto, che dal punto di vista archeologico appunto non è possibile datare con precisione perché il contesto è stato perso, ma dal punto di vista epigrafico gli studiosi ipotizzano una datazione verso il IV secolo, quindi una delle più importanti testimonianze, perché una delle più antiche, della cultura ebraica qui a Reggio Calabria. Buongiorno, e innanzitutto un doveroso ringraziamento al dottor Roque Pugliese per avermi dato l'onore di poter partecipare alla giornata europea della cultura ebraica anche quest'anno, un anno che è stato per tutti molto delicato e difficilissimo. Il mio intervento sarà molto breve e verterà sui rapporti tra la Calabria e l'ideale del sionismo. In particolare dirò una piccolissima riflessione su Benedetto Mussolino. Benedetto Mussolino, un eroe risorgimentale calabrese, nativo di Pizzo Calabro, già nel 1848 diviene deputato del Parlamento napoletano. È un uomo fermamente convinto negli ideali di libertà e di unità, dell'unità d'Italia, tant'è che quando poi si trasferisce a Settentrione riesce ad allacciare rapporti con i maggiori esponenti del Partito d'Azione e del movimento mazziniano, tra cui spicca la figura di Carlo Pisa Cane. Mussolino però è un eroe risorgimentale diverso dagli altri, perché lui è interessato addirittura alle tematiche internazionali, in particolar modo alla sorte dell'allora Palestina. Si reca in Palestina infatti nel 1832 e dal suo primo viaggio in Palestina, perché ne farà diversi, ci ritornerà, e nasce un'opera molto importante che viene sottoposta poi all'attenzione della corte britannica. La sua opera riguarda essenzialmente due tematiche, quella dei rapporti commerciali tra il Medio Oriente e l'Asia e poi quella più interessante, quella che fa il caso nostro, che è appunto il rapporto tra la terra di Palestina e gli ebrei. Proprio in questo saggio, Gerusalemme, il popolo ebreo, Benedetto Mussolino sostiene fermamente la tesi per cui la terra della Palestina venga data, venga restituita al popolo ebraico, perché la terra palestinese è del popolo ebraico. Perché ho deciso di parlare di Benedetto Mussolino e del sionismo? Perché parlando di percorsi, almeno il mio percorso personale di avvicinamento alla cultura ebraica in generale è nato proprio dalla ferma fede sionista, la mia fede sionista. E l'idea che un calabrese sia stato uno dei precursori degli ideali che poi furono di Theodore Herzl e soprattutto e che diedero appunto poi gettarono le basi per la nascita dell'attuale Stato di Israele mi rende profondamente orgogliosa di essere calabrese e di essere sionista. Il sionismo ha trovato la massima realizzazione appunto nella nascita dello Stato di Israele, che è uno Stato libero, laico, democratico, l'unica democrazia
dello Stato del Medio Oriente ed è l'unica, una democrazia profondamente europea, sebbene fuori, estrinsecata fuori dai confini dell'Europa, e dalla quale dobbiamo, con la quale dobbiamo continuamente mantenere i rapporti, dalla quale dobbiamo sempre costantemente imparare in fatto di integrazione.